E ho iniziato a giocare a 17 anni e alla fine anche tardi. E mi sono appassionata con un torneo a scuola, scuole medie. E niente, poi ho aspettato che il mio ragazzo dell'epoca si facesse la patente per poi andare in Ghirada e a giocare, quindi in Benetton. E niente, mi sono proprio appassionata durante questo torneo e infatti sì, mi è proprio entrata in fissa il gioco del rugby, quindi ho dovuto aspettare 3-4 anni prima di iniziare e da lì non ho più smesso. Poi quest'anno per necessità lavorative, siccome avevo smesso, mi ero licenziata da una parte, mi si era lavorare, quindi ho chiesto in società se potevo dare una mano e mi hanno affidato l'under 12 e in aiuto anche al 14 e l'under 16 femminile. Con loro sto poco, l'ultima mezz'oretta dell'allenamento. Penso che i bambini insomma mi vedono un po', mi vedono e non mi vedono, mentre per le ragazze sono già una figura un po' più importante, anche perché loro probabilmente seguono di più il rugby femminile e quindi mi vedono anche durante le partite delle Sei Nazioni, e quindi penso di essere un punto di riferimento maggiore rispetto ai ragazzini. È positivo che le ragazzine si avvicinano così tanto a questo sport, anche perché si ingrandisce la base di scelta futura, no? Quando noi smetteremo c'è futuro, ecco. Italy, like Wales, qualifying by virtue of their Six Nations positioning over the last two seasons. It's their first World Cup since 2002. Per me e per molte delle mie compagne di squadra è la prima Coppa del Mondo che facciamo, quindi siamo molto emozionate, siamo felici di poter andare in Irlanda. È importante il mondiale femminile, per me è importante perché ci sfidiamo contro squadre di alto livello. Abbiamo un girone abbastanza difficile con USA, Inghilterra e Spagna, come dicevi. L'Inghilterra la incontriamo ogni anno, ma essendo loro campionesse in carica useranno veramente tutte le armi possibili per riconfermarsi. Questa Coppa del Mondo, come dicevi, insomma da 15 anni che l'aspettiamo e vogliamo giocarcela, ecco, questo sì. Cosa ti posso dire? Stiamo lavorando bene,